dal 19 febbraio al 1 marzo nello spazio espositivo San Marco di via San Zanobbe a Firenze sono in corso tre mostre personali con un respiro internazionale che ora Lucia Raveggi, presidente dell'Associazione Toscana Cultura e curatrice delle mostre che si tengono nello spazio espositivo San Marco, presenterà ai nostri telespettatori come sempre con l'invito di venire a visitarla e quindi ci ricorderà anche la presenza della dottoressa Erika Bresci in questo spazio espositivo tutti i giorni, anche festivi, escluso il lunedì, cosa abbastanza anomala perché di solito le gallerie, non si sa come mai, la domenica sono chiuse, invece questa galleria rigorosamente è sempre aperta anche nei giorni festivi. Lascio subito la parola a Lucia Raveggi che informerà i nostri telespettatori della durata della mostra, gli orari d'apertura e presenterà ai telespettatori le tre artiste, perché è una mostra esclusivamente al femminile, che ha selezionato per questa esposizione. A seguire l'intervento del dottor Jacopo Chiostri, che ha intervistato in esclusiva per la nostra rubrica le tre artiste che fra poco vi presenterà Lucia Raveggi. Grazie a queste tre meravigliose artiste, grazie a Simone che è la maestra delle altre due ragazze di Marta e di Giannina. Una mostra veramente interessante da vedere, invito tutti a venire a vedere qui allo spazio espositivo dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 18.30. E a questo punto passo subito la parola al dottor Jacopo Chiostri che fra poco intervisterà in esclusiva, come detto in precedenza, le tre artiste per i nostri telespettatori. Sì, abbiamo già parlato qualcosa, ci siamo fatti l'idea di tre ragazze molto, molto agguerrite, molto preparate, molto determinate, quindi ne sentiremo parlare ancora a lungo. La qualità c'è qui, tanta qualità eccetera, quindi come già stato detto invitiamo davvero a venire a questa mostra perché mostre di questo livello non se ne vedono tante. Qual è il filo rosso che lega queste tre mostre e qual è anche quali sono le differenziazioni che ovviamente definiscono, delineano le tre personalità artistiche? Beh, tanto il filo rosso principale è che Simona è la maestra, loro le allieve, infatti la maestra faccia una mostra con le allieve significa che crede in loro, d'altra parte i risultati si vedono, si vede che i risultati dell'insegnamento e la capacità di queste due giovani artiste. E poi tutte e tre fanno un figurativo classico e tutte e tre mi hanno detto che stanno però pensando di percorrere, non di stravolgere, ma in qualche modo di aprirsi anche a nuove suggestioni, a nuove forme di espressione artistica. Quindi sono tre giovani, tutte e tre molto giovani in divenire. Benissimo, a questo punto passiamo la linea alla regia perché le interviste raccolte dal dottor Jacopo Chiostri poco fa sono state ovviamente registrate e ora ve le proponiamo. Giannina Beatrice Mellema, che siamo circondati dalle sue opere, però vorremmo innanzitutto che lei ci raccontasse quello che sta facendo, perché lei insieme all'altra artista che presenteremo dopo ha aperto uno showroom in via della Robbia, quindi la zona tipica degli artisti, vecchia zona degli artisti a Firenze, nella quale dipinge, nella quale promuove la propria arte, nella quale tiene anche delle esposizioni ed anche fa lezioni. Queste sono le sue opere, vi invitiamo a vederle ed è diciamo una fase di passaggio perché poi ci raccontava prima che sta guardando anche verso nuove direzioni, verso nuove forme espressive, sempre restando sul classico e figurativo, però aperta a nuove suggestioni. Intanto iniziamo il vostro showroom, come è nato? Lo showroom, praticamente da quando abbiamo finito la scuola abbiamo preso questo spazio per dipingerci tutti i giorni e non fissarci tanto sul cosa dipingere ma il come, quindi già da subito fare una ricerca pittorica. E questo che vedete è un esempio di questo processo. Quant'è che ci avete questo studio? Queste opere qual è a quando risalgono? Quella più data? Un anno, sì. La scuola l'avete finita? Nell'estate del 2020. Poi iniziate questo. Ecco, le prospettive future, cosa intendete fare? Restare su Firenze? Sì, per i prossimi anni restare a Firenze, appunto promuovere i nostri corsi e in tandem dipingere. Abbiamo già diversi progetti di opere grandi, faremo opere che supereranno il metro per il metro, quindi questa sarà la nostra nuova challenge, diciamo, e opere figurative
quindi dove la figura umana è al centro e rivisitata, con le libertà che ora ci stiamo, diciamo, guadagnando pittoricamente. Benissimo, che sono queste libertà? Beh, sono libertà, io le chiamo libertà, per me la libertà deriva dalla padronanza tecnica, quindi una padronanza dei valori tonali, una padronanza del croma e del linguaggio proprio del segno, un linguaggio visuale, puramente visuale, tradotto sulla tela. Quindi aspettiamo alla prossima esposizione qui allo Spazio Espositivo San Marco. Grazie, grazie, grazie Giannina. Siamo con Marta Helga Hornig nella saletta Barbano, Spazio Espositivo San Marco, la seconda personale. Lei è tedesca di Monaco, trapiantata a Firenze, è venuta a Firenze per... Sono venuta a Firenze per studiare arte, pittura e sono qui da 5 anni. Ho aperto un studio insieme con mia collega amica... Giannina. Giannina, esatto. E ora siamo qui, dipingiamo nel nostro studio, facciamo lezioni e, insomma, abbiamo deciso di stare qui a Firenze. Firenze, bene, mi sembra un'ottima scelta. Mi dicevi prima che dal punto di vista pittorico, quindi entriamo proprio nel caldo della vostra arte, c'è in te ora la volontà di cambiare qualcosa, cioè da partire da questo figurativo classico, restare sul figurativo classico, però esperire anche nuove strade. Esatto, c'è il desiderio di muoversi un po' più con il tempo, se si può dire così, e quindi cambiare un po', non per forza il linguaggio della pittura, però il contesto, quindi composizioni un po' più moderne, un po' più colorate anche forse, meno scuro, meno 800. Senti, i tuoi soggetti sono variati, sono figure, sono anche nature morte, paesaggi, come li scegli i soggetti? Intuitivo, cioè, in realtà mi piace tutto, la figura, il ritratto di più, però anche il paesaggio, nature morte, cioè, per me tutto ha la possibilità di essere bello, quindi... E Firenze funziona come fonte di ispirazione? Sì, assolutamente, sì. Firenze è stupenda, è una... Ormai sei fiorentina. Vediamo. Sì. Noi ti vogliamo qua, grazie. Allora, abbiamo presentato le allievi, ora presentiamo invece l'insegnante Simone Oliva Moritz, che a giudicare dai risultati degli allievi evidentemente ci tiene molto all'insegnamento ed è capace. E quanto è importante l'insegnamento per un pittore, cioè quanto conta il talento e quanto la bravura dell'insegnante secondo te? Ma secondo me conta un po' tutte e due, perché deve essere, diciamo, un lavoro di squadra, non è solo io o non è solo il talento loro, però cercare di sviluppare il terreno fertile a portare in avanti tutti i talenti, sia quello degli artisti giovani o sia quello dell'insegnante, anche nel dialogare e comunicare. Ecco, alcune di queste opere che abbiamo qua attorno, siamo nella sala di entrata, diciamo, dello spazio espositivo, le abbiamo viste al gruppo Donatello. Tu fai parte da 6 mesi, credo, del gruppo Donatello, c'hai un ruolo anche importante, loro si aspettano molto da te, per una persona giovane, per ringiovanire anche il gruppo Donatello. In questo momento, tra l'altro, sta vivendo un momento di difficoltà, sappiamo quello che è successo con la sede. Cosa farai per il gruppo Donatello, quali sono le tue intenzioni? Ma la mia intenzione è proprio fare una cosa di cuore, di anima, di passione, perché il gruppo Donatello ormai è storico, sono 74 anni, ci sono tanti pittori fiorentini che sono i gran nomi, che la tradizione viene portata in avanti, che
magari sì, è una situazione difficile in questo momento, però anche girare pagina, a rinnovare, a portare nuove energie può essere non solo negativo, magari anche portare nuovi risultati. Può essere stimolante, certamente, certamente. Senti, questa tua pittura così classica, eccetera, come si evolverà, se si evolverà nel futuro prossimo? Ma la pittura evolve sempre, se si guarda i primi lavori di Da Vinci e poi gli ultimi con il sfumato c'è una bella differenza. Cioè io con il lavoro mio mi aspetterò che sarà sempre più libera, sempre più, anche come si vede qui, un po' con i fondi più astratti, però sempre la figura, il dialogo tra la vita e anche temi un po' magari lavorando dal vivo, dalla natura, ma anche più con idee filosofici, con contesti più sviluppati. Insomma, ci sia molta simbologia anche in queste opere recenti. Sì, sì, no, questo è proprio un aspetto del mio lavoro che voglio ancora portare più avanti, perché il simbolismo, il messaggio che trasmetti nel lavoro, nella pittura, è importantissimo. Non è solo la tecnica, che la tecnica è importante di imparare, però deve essere poi tipo un attrezzo per comunicare il messaggio.